Dopo l'anteprima di Sulmona del 12 settembre e l'inaugurazione a Pescara il 13 con gli scrittori Emilio Limone, Santo Piazzese, Salvo Zappulla e Valerio Varesi, protagonisti della seconda giornata di Pescara a luci gialle, sabato 14 settembre, sono stati Massimo Carlotto, Marcello Fois e il duo Flumeri e Giacometti. Il Festival del Brivido, che da 4 anni ormai fa del capoluogo adriatico la capitale del giallo italiano, continua ad attrarre appassionati e curiosi con un ricco calendario di appuntamenti a tema negli spazi della Fondazione Pescara Abruzzo nella centralissima Corso Umberto. Marcello Fois, qual è il ruolo della letteratura gialla nel panorama letterario italiano? Beh, è un ruolo molto più importante di quanto si pensi. Intanto è un ruolo didattico, perché chi sa scrivere la letteratura di genere sa scrivere anche il resto. Chi sa scrivere il resto non è detto che sappia scrivere la letteratura di genere. È una bellissima scuola, la scuola di genere. Quanto bisogno c'è di letteratura gialla in Italia? Guarda, la letteratura gialla è una letteratura che in questo paese ha sempre molto funzionato come letteratura alta piuttosto che come letteratura popolare. Cioè è stato sempre un tipo di letteratura che ha aiutato il cittadino a ragionare sulle questioni salienti del proprio paese. Pensiamo a Sciascia, anche a Umberto Eco col Nome della Rosa, a Gadda col pasticciaccio brutto di via Merulana. Insomma, in Italia è molto difficile dire che la letteratura di genere sia una letteratura di serie B. È una letteratura di serie A ed è una letteratura che in questo paese in particolare ci ha abituato ad avere un rapporto con la storia di questo paese. Cioè noi attraverso la letteratura gialla o la letteratura di genere, per esempio Il deserto dei Tartari di Buzzati, no? Che è un romanzo gotico sostanzialmente, e noi li decliniamo sempre come sistemi per capire meglio i fenomeni di questo paese. Come se la passa la letteratura italiana in questo momento socio-politico così particolare? Ma sai, la letteratura è furba, in genere sta meglio quando il paese sta peggio, e quindi la letteratura italiana sta abbastanza bene. Ci sono meno scrittori di quanti sembra che ce ne siano, ma questo solo perché noi confondiamo chi pubblica con gli scrittori. Non è detto che tutti quelli che pubblicano in questo paese siano degli scrittori, ma gli scrittori che pubblicano sono piuttosto bravi. Lei è originario di una terra, la Sardegna, che ha dato natali a scrittori importantissimi, non ultima Michela Murgia. Michela e io eravamo davvero molto vicini. Con Michela manca davvero un intellettuale in questo paese. È una figura assai più complessa che semplicemente scrittore, perché Michela era una che sapeva scrivere, ma era anche una che sapeva ragionare sul presente, che aveva qualcosa da dire sui fenomeni, sulle cose. Quindi questo è davvero una voragine tremenda per quanto mi riguarda. Organizzato dall'Associazione Culturale Numero Zero con il Rotary Club di Pescara Nord, con il patrocinio dei comuni di Pescara e Sulmona e il contributo di numerosi sponsor, il Festival della Letteratura del Brivido, la cui direzione artistica è affidata alla scrittrice giallista Angela Capobianchi, è un progetto culturale che in città porta di anno in anno nomi importanti del panorama letterario italiano e internazionale, oltre a scrittori emergenti. Massimo Carlotto, ospite della 4ª edizione del Festival del Brivido a Pescara. Il suo sarà un intervento incentrato proprio sul noir e sul ruolo che questo specifico genere letterario ha nell'ambito della letteratura italiana. Sì, profondo noir, per parlare di come il noir sia uno strumento straordinario per raccontare la realtà, perché nel noir, a differenza che nel romanzo poliziesco, il crimine è una scusa per raccontare tutto quello che ci sta intorno e quindi raccontare la realtà di un paese, la realtà di un momento storico. E cosa ci racconta il noir di oggi? Ci racconta di una società sempre più complessa, sempre più modernizzata, ma anche sempre più in crisi, dove l'individuo fa oggettivamente fatica a vivere. Quindi il noir esplora oggi anche le dimensioni psicologiche delle persone. A chiudere il programma del festival, domenica 15 settembre, Giorgio Baietti, Giulio Leone, Sergio Schiavone e Marco Malvaldi per parlare di crimini, tracce del delitto e regole della libertà.